storico, Gaio Sallustio Crispo, noto per i ritratti dei suoi personaggi fino alla morte di Cesare nel 44 a.C., fu prima di tutto un uomo impegnato vivacemente nella vita politica della Repubblica di Roma. Dalla Sabina, regione in cui era nato, arrivò a Roma, dove nel 55 o 54 a.C. si schierò dalla parte di Cesare e iniziò la carriera politica come homo novus, cioè senza un illustre passato familiare in politica. Allo scoppio della guerra civile, nel 49, seguì Cesare come ufficiale. Grazie alla sua fedeltà fu riammesso al Senato nel 48 e fu nominato governatore dell'Africa Nova nel 46. Ma al ritorno dall'Africa fu accusato di malversazione, de repetundis in latino. Gli avversari ottimati credevano che avesse approfittato della sua carica per arricchirsi ai danni della provincia. Grazie a Cesare evitò il processo, ma si ritirò comunque a vita privata per dedicarsi alla scrittura. Con le ricchezze accumulate si fece costruire una bellissima villa fra il Quirinale e il Pincio, gli Orti Sallustiani, dove trascorse tranquillamente il resto dei suoi giorni a scrivere. Sallustio, infatti, che era nato nell'86 a.C., morì proprio in quella villa. Non si sa con certezza se nel 36 o meglio nel 35 a.C. Ritiratosi a vita privata, Sallustio continuò a riflettere sulla politica e sulla gestione del potere, componendo le sue opere storiche. Le due monografie, il De coniurazione Catiline e il Bellum Iugurtinum, e la sua opera annalistica, Le storie. Nel De coniurazione Catiline, Sallustio descrive la congiura di Catilina, fino alla sconfitta di quest'ultimo a Pistoia nel 62 a.C. La narrazione parte dal ritratto fisico e morale di Catilina, dotato di un'ambizione spudorata, che in mezzo alla corruzione della città si circondava di uomini viziosi e scellerati. Il racconto è vivo di tinte tragiche e mira a ritrovare le radici del declino dei giovani, tracotanti e ambiziosi, nella perdita degli antichi valori. Il modello storiografico a cui guardava Sallustio era quello greco, di Tucidide, il maggiore esponente della storiografia tragica piena di gravitas, che sovente indugiava a una caratterizzazione patetica dei personaggi, come se fossero attori sulla scena.